Eccoci qua, bentrovati. Nuovo appuntamento di psicologia e psicoterapia con la nostra amica psicologa, psicoterapeuta Giusy Cardona. Ciao Ciao Fulvio, Giusy, ciao, ciao a grazie per tutti. avermi invitata anche questa settimana. Grazie Di cosa a te, grazie. parliamo o sparliamo? Vedi, mi hai anticipato Ho perché oggi anticipato. parliamo di un argomento molto molto frequente, purtroppo, che è il Il pettegolezzo, cioè il pettegolezzo. bisogno che molte persone hanno. Molte, davvero molte, di parlare male, perché sarà capitato, diciamo così, a tutti quanti di sentire altre persone che parlavano male di altre, oppure molto spesso di qualcuno che ci viene e ci dice: Oh, sai, Fulvio, lo sai che ho sentito quella persona che parlava male di te, oppure dice: Sai, Ah, ho sentito quell'altra che parlava male di te, no? vero, E vero, questo ci vero. lascia veramente con un amaro in bocca non indifferente, Vero, quindi vero, vero. delusione, amarezza, e poi molto spesso determina un sentimento proprio di rabbia, di rancore verso la persona, Sì, insomma, che ha sì, parlato sì, male di noi. sì, sì. Non sempre si riesce in qualche modo a chiarire, molto spesso ci si distacca dalla relazione e si rimane proprio con la genesi di un meccanismo di difesa volto proprio a, vedi, il mondo è brutto e cattivo, mi devo difendere dalle persone. Ma al di là di questo è un altro discorso. Noi oggi veramente parliamo del bisogno di parlare male, perché purtroppo questo è un atteggiamento mentale, un vestito mentale e anche comportamentale molto frequente, che nasconde molto spesso fatto non consapevolmente, ma molto spesso inconsapevolmente. Cioè, una persona spesso parla male dell'altra e non lo fa apposta, gli viene così di pancia, Oh, sì, ok? Qual è il capita. capita spesso. Qual è il bisogno fondamentalmente? Beh, il bisogno è quello di innalzare il proprio io e svalutare l'altro. Se io parlo male dell'altro, tendenzialmente il mio io si gongola, si gonfia e in questo senso io ho proprio una dimensione di aumento, no? Fittizio, insomma, di autostima e l'altro viene svalutato. Quindi nel parlare male c'è un diciamo così, fittizio aumento di autostima e la svalutazione dell'altro determina proprio che l'altro, insomma, canalizza tutte le caratteristiche negative. Quindi il primo aspetto è proprio quello di innalzare il mio io e abbassare l'altro per appunto aumentare la mia autostima. Il secondo aspetto è molto spesso legato all'invidia. Io tendo a parlare male dell'altro perché magari l'altro ha delle caratteristiche che non mi piacciono, ma che puta caso io ho e non accetto dentro di me. Vero, Quindi certo. l'invidia che cos'è? L'invidia è quel, diciamo così, sentimento particolarmente negativo quando parliamo di invidia tossica, dove io vado a svalutare, no, l'oggetto in questione, la persona che presenta una caratteristica, perché in realtà quella caratteristica la vorrei io. Quindi parlo male di una bellissima ragazza che passa qui davanti, dico: Ah, guarda, è tutta rifatta. In realtà io invidio profondamente la sua bellezza e la vorrei io, no? Oh. Però non sono consapevole di questo, e l'unica cosa che mi rimane da fare per aumentare la mia autostima è dire è tutta rifatta, è brutta, no? Quindi ecco questo il parlare male. Tutte le volte che noi parliamo male degli altri significa che cosa? Spesso che abbiamo una conflittualità interiore, che molto spesso le caratteristiche degli altri che critichiamo fanno riferimento a noi e che io ho bisogno di questo per avere un senso di integrità e certamente per tirarmi su e demolire gli altri. Cioè, per non andare nel down, io ho bisogno di stare nell'up. È molto pericoloso questo, perché? Perché criticare sempre gli altri mi fa proprio uscire da me, concentrarmi sulle vite altrui e deformare proprio la realtà, ok? Quindi è Certo. deleterio sia per chi critica sia anche per chi è criticato, perché chi critica non sta sui propri bisogni interiori, ha sempre bisogno di parlare male dell'altro, quindi di alienarsi un po' da sé. Per chi invece riceve le critiche, molto spesso c'è un senso di delusione, perché spesso chi critica parla, ma così a vanvera, non conoscendo veramente la persona e non conoscendo proprio la sua storia. Quindi attenzione, perché criticare gli altri è pericoloso, sia per chi lo fa, sia per chi lo riceve. Deleterio, assolutamente. Quindi fateci caso, perché è alla base veramente della tossicità delle relazioni, Vero, ok? La maggior certo. parte delle persone che si ascoltano, che si vedono, denunciano proprio una difficoltà nel relazionarsi agli altri proprio dovuta alle critiche, ok?
o sapute oppure sottese, quindi è proprio un, diciamo così, un vermetto insito nelle relazioni, il criticare l'altro, o proprio vis-à-vis, oppure dietro le quinte, che è ancora peggio, va bene? E Certo. io vi lascio con una cosa molto importante, che è il pensiero del grande Charlie Chaplin, che diceva che cosa? Beh, soprattutto questo è un pensiero indirizzato fondamentalmente a chi viene criticato, perché a volte qualcuno, soprattutto i più sensibili, ci rimangono molto male. Quindi la cosa interessante che possiamo dire a chi è oggetto di critica, non veritiera, è che, ascoltami, ma ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che incontri qualcuno al quale tu possa piacere così come sei. Quindi vivi, fai quello che ti dice il cuore. La vita è come un'opera di teatro, ma non ha prove iniziali. Canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l'opera finisca, priva di applausi. Quindi Bello. ci criticheranno, Furio, Sì, sempre, certo. ok? Per le critiche costruttive noi ci attiviamo, per quelle Assolutamente. distruttive cercheremo in qualche modo di aumentare la nostra autostima. Vero. Io ti dico grazie mille anche per questa Grazie settimana mille a voi. e noi ci vediamo fra 7 giorni. Ciao, Ciao. grazie.